ira. L'ira, semplicemente intesa come sentimento di vendetta, è uno dei sette vizi capitali da cui bisogna astenersi. Ciononostante, la Bibbia fa spesso riferimento all'ira di Dio. Qui bisogna chiedersi se vale la pena di perdere le staffe per qualcuno che in fondo non può essere e comportarsi come vogliamo noi. Lasciamo che la vendetta la faccia Dio, se ne ha voglia, o chi per esso. E poi vendicarsi e alimentare un odio che non ci permette di essere sereni è un errore, che si ripercuote non solo su di noi, ma anche in chi ci sta vicino. Soprattutto i nostri figli non devono vederci covare l'odio dentro di noi, ma tolleranti oltre ogni misura apparente, in modo che a loro volta, grazie al nostro esempio, imparino a perdonare a loro volta, anche se stessi. Sì, proprio se stessi, quando non riusciranno ad essere nobili di fronte ad una ingiustizia subita.